Allo sperma è sempre partito dal presupposto che il bambino porta con sé tutto ciò che gli serve per svilupparsi e per vivere. Quindi si parte proprio dal presupposto che il bambino abbia in sé quel seme che deve svilupparsi, cioè arriva con un zainetto carico dei talenti che qui devono solo uscire, essere lasciati proprio uscire in maniera libera.